Buongiorno e buona giornata a voi tutti, cari amici. Ebbene, tra poco faccio partire il contributo della mia chiacchierata con Nicola Zecchillo per la puntata di oggi, mercoledì 29 aprile 2020 del Deluxe Show. Buon ascolto a tutti. Oh, caro Nicola, ci hai fatto aspettare un po' troppo, mannaggia a te. Vuoi salutare i nostri cari amici? E chi sono? Gli appassionati che seguono il mio canale YouTube. Vuoi dare un saluto? Come si dice, dovete seguire Nicola da Lucia. Bene, comunque, come ti ho scritto tramite messaggio, appunto tu sei l'ospite, anzi, diciamo, se mi consenti potremmo proprio fare, diciamo, il duo, visto che abbiamo lo stesso nome, anche Nicola. Ma vabbè, diciamo, lo spettacolo si chiama Deluxe Show. I due, appunto, interlocutori siamo appunto noi due. Bene, ma adesso ti voglio chiedere una cosa. Come vedi un po' questa riapertura delle attività graduale in questo tempo, in questo tentativo di ripresa di coronavirus? Questa mattina, per esempio, qui ti lascio la parola, io che ero a lavoro ho visto qualche bar che magari iniziava piano piano a dare una pulita, una igiene, di igiene e sanificazione. Comunque l'importante è quello, è il motivo principale di non creare assembramento, giusto? Perché che succede se facciamo assembramento? Non si può stare, di conseguenza c'è il rischio, diventa ancora più alto, di contagio da coronavirus, giusto? No. Intanto vogliamo dire qui agli amici a casa che praticamente ieri, diciamo, noi comunque siamo a stretto contatto ieri, anche 2 giorni fa, che per esempio, ecco, il mondo ecclesiale. Mi aggrappo e dico questo perché tu ne fai parte per certi versi attraverso la funzione del ministrante, del chierichetto. Non so se vogliamo salutare tutti gli amici del tuo comparto ministrante della cattedrale. Ciao a tutti, ok. Quindi, oltre a questo, quindi ieri praticamente abbiamo visto, ovviamente a distanza, io da casa mia, tu da casa tua, la santa celebrazione di Tale Deon, giusto? Celebrazione eucaristica che si è svolta nella chiesa del Beato Giacomo di Viteto, credo per la, non mi ricordo bene se era per la festa patronale o comunque. Comunque una chiesa che, insomma, come un po' tutte le chiese, ha il suo fascino. Parlando a proposito di chiese, Papa Francesco, come credo stai seguendo anche tu in questi giorni, ovviamente cerca di lanciare un messaggio chiaro e forte, dicendo: mi raccomando, perché non ci deve essere tra Stato e mondo ecclesiale un'attenzione, ma ci deve essere un accordo comune, cioè non dobbiamo creare, come dire, delle problematiche, perché comunque alla fine, come sai anche tu, caro Nicola, noi qui per esempio nella diocesi di Barletta, Trani, Biceglie, Nazareth, Corato, il nostro arcivescovo Don Leonardo D'Ascenzo cerca di fare quello che può, ma a me ovviamente nelle celebrazioni eucaristiche domenicali la presenza nella cripta della cattedrale nostra di Trani è abbastanza ridotta.
Difatti, per quanto riguarda per esempio il coro, come ci siamo detti qualche giorno fa, il coro è stato drasticamente ridotto, quindi in pratica c'è chi suona il pianoforte e per questo approfittiamo per mandare un saluto al caro Enrico e c'è la ragazza. Che non mi ricordo comunque se forse si è alternata con un'altra ragazza per quanto riguarda il coro, che ovviamente non è un coro collettivo, ma è un coro individuale, giusto? Ecco, a questo punto quindi volevo sapere un po' per curiosità, ma tu senti un po' la mancanza di partecipare alle celebrazioni eucaristiche per la tua mansione di ministrante? Solitamente mi ricordo ogni tanto mi hai riferito che comunque si faceva a turno, nel senso che magari in un mese non facevi tutte le 4 o le 5 domeniche, giusto? Eh sì, anche perché insomma, non ci dimentichiamo noi a Stranchi, abbiamo avuto Don Nicola Napoletano che quando praticamente gli è stato dato il compito di trasferirsi a Vicenza, praticamente era stata fatta addirittura una sorta di, non vorrei dire petizione, ma comunque una sorta di richiesta per provare a far sì che non andasse a Bisceglie e rimanesse a Trani. Ti ricordi questa cosa? Bravo, anche perché insomma io poi ho avuto modo anche di conoscerlo Don Nicola Napoletano e partecipavo anche alle celebrazioni, non so se tu ti ricordi. Alcune volte quando, per questo ovviamente devo ringraziare appunto Enrico e anche la nostra cara amica Rossella. Comunque invece spostandoci su un altro argomento, diciamo che il nostro governo centrale cioè, ha detto chiaramente vuole cercare di ripartire in tutta sicurezza, però dall'altra parte ci può essere il rischio che noi cittadini comuni, come si dice, dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo di clausura forzata, come si può dire, c'è chi magari ha la stretta necessità di uscire. Quindi, comunque, l'importante, speriamo tutti quanti, che questo virus si possa sconfiggere, vero? Eh sì, nell'estate c'è più possibilità che si allontani il virus, però nel frattempo bisogna comunque cercare come posso dire, cioè una cura che possa essere una sorta di vaccino perché è l'unica soluzione. Però cioè, voi ci dico ridoio anche da gente esperta che ha studiato, dice che potrebbe esserci una sorta di ritorno del virus a settembre-ottobre. Tu che ne pensi? Ci potrebbe essere un ritorno del virus intorno ad autunno 2020, settembre-ottobre. Sì, anche agosto, hai ragione. Comunque, insomma, noi in poche parole speriamo vivamente che questo virus venga sconfitto. Penso sì, sei della stessa idea. Bene, siamo allora qui nella mia registrazione, che sono quasi un quarto d'ora, ci facciamo qualche altro minuto. Beh, un altro fatto importante per quanto riguarda questi 2 mesi, 2 mesi e mezzo di clausura
perché molte attività lavorative, molte industrie, molte fabbriche, molte aziende praticamente sono sull'orlo del fallimento. Peraltro, per esempio, per quanto riguarda chi ha un terreno, ha un appezzamento di terra, proprio massimo un mesetto fa, era stata data la direttiva secondo la quale chi ha appunto un terreno agricolo può accedere esclusivamente una volta al giorno. Questo un po' ne approfittiamo anche un po' per farci promozione, per dire come il lavoro in campagna sia molto importante, vero Nicola? Anche perché se non si produce in campagna, come facciamo a nutrirci? Perché in campagna comunque nasce, cioè, no? C'è il grano, nascono i frutti e poi quindi per una crisi come quella di questo tipo in questo periodo storico, di conseguenza, cioè, appunto c'è la parola appunto crisi e recessione, come si usa di questi tempi, va di moda. Comunque, adesso andiamo verso la conclusione. Bene, ora come ci diciamo da 2 giorni, cioè il menù qui casalingo da me oggi prevede spaghetti alla San Giovannese con acciughe. Di secondo, funghi gratinati al forno. Ti piace? Invece, il tuo menù di casa cosa prevede? Il tuo menù di casa tua oggi cosa prevede? Ho capito. E ci vuoi fare l'assunto invece del pranzo di ieri, se ti ricordi? Ieri a mezzogiorno a pranzo. Nicola, ci sei in linea, mi segui? Ti ricordi? Almeno in prima, ti ricordi che hai mangiato ieri? Ah, ok. È buono, eh? E quindi a proposito del pesto, ho visto anche un video della Liguria a Genova che praticamente ho sentito che nel momento in cui il basilico inizia ad avere un aroma di menta, non è più utilizzabile, quindi molte serre naturali anche della Liguria stanno cercando di recuperare più basilico possibile. Anche perché ricordiamo a Genova, in Liguria, il pesto è il piatto forte. Poi vabbè, c'è chi magari lo mangia quello senza aglio, che magari è più digeribile, quello che si mette alla prova e mangia quello con l'aglio. A te piace più quello senza aglio o con l'aglio? E poi a proposito della Liguria e di Genova, non so se hai visto ieri al TG, è stato completato, quindi in meno di 2 anni, il ponte Morandi, che proprio nel 2018, come si dice, eh sì, nel 2018 era crollato, purtroppo quella notizia tragica. Comunque, insomma, speriamo che quello che ho visto io, che comunque il ponte che hanno realizzato appunto in questa durata di quasi 2 anni dovrebbe essere con un materiale abbastanza resistente. Ma poi comunque, diciamo, alla fine, come si dice, la parola ponte, oltre che proprio il ponte come infrastruttura, la parola ponte può essere e deve essere vista anche in maniera positiva, come
Come tante volte ci ha detto Papa Bergoglio, Papa Francesco, giusto? Perché bisogna creare più ponti e meno contrasti, meno tensioni. Comunque, caro Nicola, io vedo qui dal computer l'orario, siamo quasi a mezzogiorno, meno un quarto. Come dai, voglio fare, oltre che a ringraziarti per questo collegamento che stiamo facendo, volevo anche dire che praticamente cioè, dobbiamo andare a promuovere noi appunto di terre di mare. Appunto, l'ambiente, le spiagge, sei d'accordo? Parlo di questo anche perché voglio un attimo, diciamo, agganciarmi al discorso, come penso anche tu. Se non l'avete ancora fatto, andate su Facebook, sulla pagina ufficiale di Legambiente Circolo di Trani, mettete un bel mi piace. Ieri diciamo che io un po' che stavo lì, stavo in attesa di vedere se iniziava la diretta, ma alla fine non è iniziata anche perché poi ne ho avuta una risposta comprovata dal professore Vincenzo di Cugno, che saluto. Quindi, caro Nicola, la diretta purtroppo ieri non c'è stata, però ti posso dire. Di questo non te ne ho mai parlato, che è praticamente una sorta di servizio informativo di Legambiente che si chiama La Nuova Ecologia, che ha una pagina su Facebook. Proprio in questi tempi di coronavirus sta tenendo delle dirette sia Facebook che via YouTube. Su YouTube trovate il canale La Nuova Ecologia TV. Oggi praticamente alle ore 16, alle 4 di oggi pomeriggio ci sarà una diretta sulla pagina Facebook della Nuova Ecologia e sul canale YouTube La Nuova Ecologia TV. Quindi, caro Nicola, invitiamo tutti a seguire questa diretta che sicuramente sarà interessante. Poi ovviamente mi raccomando, se tu non riuscirai a seguirla, tu lo sai, ci sono io, basta così un messaggino ed è fatto tutto. Beh, allora, che possiamo dire? Che ci risentiamo tra qualche oretta, eh? Eh sì. Che altro dire, caro Nicola? Grazie di nuovo, buon pranzo. Ci sentiamo e mi raccomando, io lo dico anche a me stesso, cerchiamo un po' di impegnarci su vari fronti in questo periodo ormai di coronavirus. Mi raccomando, quando usciamo tutti, mascherine, se siamo a lavoro, mascherine e guanti. Giusto? Nicola, mi senti? Ho detto, se usciamo, almeno le mascherine, se usciamo per andare a lavoro, andare a fare la spesa, mascherine e guanti. Se usciamo che andiamo a fare la spesa o a lavoro, mascherine e guanti, giusto? Beh, ok, dai Nicola, io ti lascio. Intanto, ovviamente, questa nostra registrazione sarà disponibile per tutti su YouTube, appena sarà pronto il caricamento. E che altro dire? Vabbè, la base karaoke che ho inserito è stata bella simpatica. Sai che cos'era? Il caffè della Peppina, non si beve la mattina. Quindi facciamo un po', torniamo un po' bambini.
Beh, caro Nicola, grazie ancora, ci sentiamo più tardi. E buon pranzo. E come dice Papa Francesco, ricordate di pregare. Ciao, ciao, ciao. Bene, cari amici, spero vi sia piaciuto questo intervento con il caro Nicola Zecchillo. Ora chiudiamo di nuovo con la base musicale. Bene, cari amici, spero vi sia piaciuto questo confronto con il mio caro amico Nicola. Appuntamento Deluxe Show che tornerà domani. Quindi, come avete sentito pure nel nostro dialogo, mi raccomando, vogliamo bene i nostri territori, alla nostra terra, alla natura, perché appunto la natura lì. Le campagne producono grano, cereali, frutti. Ovviamente siamo noi che diciamo diamo, mettiamo olio di gomito ed è. Ed è importante che sia così. Quindi vi rimando ai miei canali Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Per il resto noi ci vediamo quanto prima. Intanto qui vedo si sta bloccando un po' il mouse.